La Fondazione Donna Cattin chiude il 30° anno di vita con la presentazione del libro di Guido Bodrato, un contributo storico che risale alle nostre radici e ci fa vivere il Piemonte in quel difficile tempo fra la fine della Prima Guerra Mondiale e la nascita del fascismo. Altri qua presenti parleranno del libro. Io voglio fare solo un omaggio, non personale, ma della Fondazione a Guido Bodrato, un uomo che ha segnato la storia della Prima Repubblica e non solo, una bandiera di quel cattolicesimo sociale che ha segnato e ha rappresentato con Carlo Donna Cattin, che ha affiancato per molti anni. Poi le strade si sono separate per scelte politiche, ma la stima e l'affetto sono rimasti inalterati. E in questi 30 anni Bodrato è stato sempre vicino alla nostra fondazione e siamo lieti stasera di averlo qui a presentare questo libro. Ricordava 30 anni fa, quando siamo nati, Ciro Lombardini, che il ruolo di questa fondazione, e credo che con molte difficoltà di vario tipo, finanziarie, culturali, e poi abbiamo trovato una sede uscendo da Via Stampatori qui al Polo del Novecento, abbiamo portato avanti una certa cultura, soprattutto per non fare solo memoria, che è importantissima, ma per dare degli strumenti culturali, politici, storici, anche ai giovani, che riusciamo in qualche caso anche a catturare e a portare avanti con noi nella fondazione. Oggi ringraziamo Bodrato della sua presenza e della sua testimonianza. Un contributo importantissimo, che questo è un altro contributo che con questa piccola casa editrice pubblichiamo, e dobbiamo ringraziare anche Bartolo Gariglio, non solo perché ha fatto la prefazione del libro, ma che ha curato le altre pubblicazioni. Stiamo ricostruendo un po' la storia dei popolari piemontesi nelle varie province e credo che questo libro di Bodrato illumini questo percorso e permetta di far meditare sul passato tenendo presente quello che avviene oggi. E la memoria serve, ma soprattutto serve per guardare al futuro. Quindi non guardiamo solo al passato, ma cerchiamo di essere presenti. Quindi ringrazio tutti quelli che sono venuti e ringrazio i relatori, ai quali do la parola, e per primo a Campia, che rappresenta qui il presidente dell'Associazione I Popolari del Piemonte. Grazie. Allora, un saluto ai presenti e a chi ci segue in streaming. Un saluto riconoscente a Guido Bodrato e alla Fondazione Donna Cattin, che ha curato la stampa del libro e questa presentazione. L'Associazione dei Popolari del Piemonte è nata come punto di riferimento in ambito piemontese per tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso l'esperienza del Partito Popolare Italiano, sorto nel 1994, come erede della DC. La nostra associazione è nata subito dopo quella dell'omonimo organismo nazionale con il quale avremmo voluto collaborare, ma che purtroppo si è subito inabissato, forse sarebbe giusto dire si è autoaffondato. Guido Bodrato è stato per anni il nostro presidente, dopo Paolo Paratto e prima di Alessandro Risso. Presidente e pilastro fondamentale della nostra attività, con i suoi editoriali su Rinascita Popolare e i suoi interventi negli incontri che abbiamo organizzato, di cui la nostra grande riconoscenza verso di lui. L'associazione in quanto tale, operando nel prepolitico, ha affrontato sia temi di attualità che più generali, come i seminari sullo status giuridico dei partiti, tema indispensabile per la credibilità del sistema ma sistematicamente rimosso, o quello sul futuro delle province, ente poi devastato dalla tristemente nota successiva riforma. Negli editoriali di Guido e nei suoi interventi troviamo affrontati i nodi che hanno interessato ed interessano la nostra vita politica.
dalla scelta del sistema elettorale, rischi del maggioritario, vantaggi del proporzionale corretto, dal tarlo della personalizzazione della politica, dall'importanza della politica delle alleanze, dalla riflessione sull'Unione Europea insidiata dalla crescita del populismo e del sovranismo, oltre che dagli egoismi nazionali. Non è però su questi temi che sentiremo parlare oggi. Il tema di oggi è la storia. L'orizzonte di oggi è quello storico. E il libro di guida è una ricostruzione di grandissimo interesse. Incidentalmente sono stato colpito nella lettura del libro dalla volontà di partecipazione e dall'entusiasmo dimostrati in quegli anni nel mondo cattolico, soprattutto nella fase iniziale di costruzione del partito, prima delle lacerazioni dello scontro duro con il regime fascista. Sentimenti di partecipazione e di entusiasmo che purtroppo non mi pare siano riscontrabili oggi. Lascio dunque la parola alla storia e agli storici. Io spero, l'associazione che rappresento farebbe piacere, di poter ascoltare presto il pensiero di Guido sull'attualità politica, non solo sulla storia, e quindi cercheremo di organizzare una tavola rotonda a più voci, magari in presenza mista, in presenza online, su cui allargare il campo degli argomenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, la parola a Gianfranco Morgando, direttore della Fondazione Donna Cattin. Buonasera a tutti. Il libro che Guido ha scritto ha un precedente che lui del resto dichiara. E il precedente è la pubblicazione di una ricerca che abbiamo fatto 2 anni fa, nell'autunno del 2020, che si intitolava Un partito di popolo, la classe dirigente del Partito Popolare distrutto in Piemonte. Era stato il coordinatore della ricerca, era il professor Gariglio, e gli autori della ricerca erano ricercatori che hanno lavorato uno per ogni diocesi, barra provincia, insomma, un po' del Piemonte. E Guido esplicitamente fa riferimento a questa ricerca come in qualche modo allo spunto per le sue riflessioni. Abbiamo avuto in questi giorni una grande soddisfazione. Questa ricerca è stata recensita dalla Revue d'Histoire Ecclésiastique, che è una prestigiosa, dicono gli storici, la più prestigiosa rivista di storia del cristianesimo in Europa, che è pubblicata dalla facoltà dell'Università di Lovanio, che ha dedicato 3 pagine a questa pubblicazione, alla precedente pubblicazione, che dice molto bene, dice delle cose molto belle, dice però ci sono 2 de regret, dice le lingue della rivista sono il francese e l'inglese, e dice quindi due in qualche modo, 2 cose che potrebbero essere, diciamo, che mancano. E la seconda cosa che manca, dice, adesso lo leggo, purtroppo è un po' scomodo, la seconda cosa che manca, dice, è l'assenza di una conclusione che riassuma, diciamo, i contributi dell'opera, che costruisca un quadro unitario dei contributi che sono riferiti alle diverse situazioni territoriali. In questi giorni, chiacchierando con il professor Gariglio, con Giorgio Aimetti, con altri, insomma, di questa presentazione, concordavamo che abbiamo risolto il problema. Perché il libro di Bodrato è esattamente quello che questa prestigiosa rivista ci dice che bisognava ancora fare. Cioè una sintesi, no? una riflessione complessiva che fosse capace di trarre dalle singole situazioni, dalle singole realtà locali, dalle realtà delle singole province, delle singole città, eccetera, che fosse capace di trarre una, diciamo, alcune conclusioni, alcune di carattere più generale. Io avevo anche un po' pensato a quelli che erano, diciamo, questi, pensando di intervenire meglio nel merito, un po' di più nel merito del libro, però siccome credo che ci siano autorevoli amici che daranno un contributo dopo il mio, e credo che in particolare
siamo tutti qui ad aspettare quello che ci dirà Guido Bodrato, io mi limito un po', mi limito a questo. E, condividendo la sensazione che ci dava Campia, e cioè dalla lettura di quel volume e in particolare del libro di Bodrato, che poi aggiunge delle cose, per esempio tutta la parte relativa a Chieri nel libro di prima non c'era, aggiunge molte cose anche sul piano della conoscenza dei fatti, no? E delle persone. E la lettura di questo libro trasmette, ti fa capire che intorno a quell'idea lanciata da Sturzo, giustamente Bodrato dice, nel 1905 a Caltagirone, prima ancora che nel 1919 dall'albergo Santa Chiara, no? Intorno a quell'idea lanciata da Sturzo si è mobilitato un entusiasmo popolare, una partecipazione molto larga, un coinvolgimento di gruppi di persone, di ceti, che hanno contribuito a fare del partito di Sturzo un grande partito popolare, un partito di popolo, come ci diciamo. Cioè un partito che aveva, e questo è un po' il tratto, direi l'unica cosa che voglio dire come tratto caratteristico, no? che unifica le diverse realtà, unifica le posizioni più moderate, le posizioni più progressiste che c'erano nel Partito Popolare, unifica le differenze di provenienza sociale, contadini, operai, pochi ma c'erano, classe media, quindi unifica queste diverse realtà e le unifica intorno ad un'idea. No? Questo mi pare che sia il, almeno il trago da Franco, insomma, no? questa riflessione è l'elemento che colpisce subito, no? L'elemento che colpisce in un momento in cui diciamo la politica è diciamo scaduta in prassi talvolta mediocre, no? E riscoprire che la politica era fatta di grandi idee che avevano un loro radicamento nelle persone concrete, nei ceti popolari, è una cosa naturalmente che ci invita a riflettere e ci invita anche a prendere lezioni. Mi limito a questo, ripasso la parola al nostro moderatore per la prosecuzione della discussione, vi dico soltanto, aggiungo anch'io quello che ha detto Claudio, aggiungo anch'io la gioia, consentitemelo, no? Di aver potuto lavorare insieme con Guido. Io ci ho lavorato poco, ma ci hanno lavorato molto Giorgio Aimetti e Bartolo Gariglio, lavorare insieme con Guido per la pubblicazione di questo libro di aver potuto ospitare questo lavoro come Fondazione Carlo Donat-Cattin nell'ottica che ricordava prima Claudio. Adesso la parola a Piero Polito, direttore del Centro Studi Piero Gobetti. Grazie. Ma io sono molto, molto lieto di essere qui questo pomeriggio per tre motivi. Il primo è una consuetudine di lavoro, di collaborazione, di discussione, di dibattito che si è instaurata tra il Centro Studi Piero Gobetti e la Fondazione Donat-Cattin, da quando io ho iniziato a dirigerlo da una decina d'anni, prima con Aimetti e adesso con Bodrato. Adesso non sto a raccontare le cose che abbiamo fatto insieme. Poi la seconda è l'autore e il tema del libro. L'autore chi mi conosce sa che la mia storia è estranea alla storia che si racconta. Che raccontiamo questa sera, però rispetto a questa storia, diciamo così, guardandola dall'esterno, nel tempo, io ho sempre nutrito una certa simpatia per Guido Bodrato, poi leggendo il libro ho capito meglio perché, diciamo così.
E la prima sollecitazione che volevo fare a Guido è: ho scoperto che lui, come me, si è laureato con Norberto Bobbio, cioè che l'inizio di un cammino verso un cattolicesimo laico, intransigente, aperto, anche inquieto, oserei dire, trova forse una radice anche in questa tesi iniziale con Bobbio su Carlo Curci. E l'altro è il tema. Il tema, la storia del Partito Popolare tra il 19 e il 26, a me interessa particolarmente come una storia, intanto in relazione a Piero Cobetti, ma è una storia che si svolge esattamente negli anni della breve esistenza di Piero Cobetti. Cioè, la biografia pubblica di Piero Cobetti 18-25 si sovrappone interamente alla storia del partito, diciamo così. E di questa storia Cobetti è un osservatore attento, partecipe, vi ha dedicato pagine importanti e ha scritto e protagonisti di questa storia hanno contribuito alla costruzione della biografia gobettiana. Sturzo tra tutti, su cui mi soffermerò, ma anche altri Miglioli. Qui abbiamo il maestro dei maestri sulla materia, quindi non gli rubo il tema. Bartolo Galiglio, il rapporto tra Piero Cobetti e i popolari è un capitolo importante, diciamo così, della storia del popolarismo, della storia e della storia del gobettismo. Un'altra sollecitazione che volevo fare, poi io voglio sollecitare Bodrado su tre punti, diciamo. Una è quella confronto col presente, no? Perché è importante studiare quegli anni e dentro quegli anni la storia del Partito Popolare? Adesso Guido Bodrado, io do una prima risposta da storico del pensiero. È importante perché è una stagione straordinaria, va studiata in quanto tale, va fatta conoscere. Però a questa domanda che io ho fatto, l'autore dà una risposta nelle prime righe, diciamo, nelle prime righe del libro, dice: per il libro e quindi le vicende degli anni 18-26 rispecchiano una situazione sociale e politica che può riproporsi nel nostro tempo. E questa è una questione su cui io penso sia importante riflettere insieme. Poi i due punti su cui volevo ancora ragionare un po' con voi e sottoporre all'autore sono il tema della violenza e il tema dell'intransigenza. Allora, se quella è una situazione che può riproporsi nel nostro tempo, si riproporrà nei termini in cui si è proposta allora anche sul terreno della violenza? E questa è una questione importante, perché se è così bisogna sminare parecchie possibili future trincee prima che questo accada. Però quello che mi sembra, a me hanno colpito, non entro nella storia del Partito Popolare di cui non sono uno studioso, mi hanno colpito questi due tratti, diciamo così, che sono del pensiero di Sturzo, che in parte si ritrovano mutatis mutandis in quello di Cobetti. L'attenzione che Sturzo, il partito, i popolari hanno nei confronti della violenza, del tema della violenza, e dove si riscontra una maturità maggiore rispetto a Piero Cobetti. E quindi la violenza come grande questione, che non è un'arma della lotta politica e che bisogna in qualche modo, contrastare. E poi il tema dell'intransigenza.
Sulla questione della violenza ho apprezzato molto i rapporti a Giorgio Sorel, diciamo, a un certo punto, adesso lo racconto a memoria, lascio stare gli appunti. Il rapporto a Giorgio Sorel, quando Bodrado dice in particolare bolscevismo e fascismo, diciamo così, franano sotto la retorica soreliana e accolgono l'idea della violenza come matrice della storia, cosa a cui i popolari e Sturzo si oppongono, cercano di opporsi, e lo stesso Piero Gobetti fino all'ultimo momento. Poi il tema dell'intransigenza. Il tema dell'intransigenza, permettetemi di fare, e poi ho finito, l'intransigenza in Sturzo e l'intransigenza in Gobetti. Io mi auguro che la storia non si riproponga nei termini di allora, soprattutto rispetto alla violenza, ma sono sicuro che noi siamo entrati in una nuova stagione dell'intransigenza. Questa è anche una domanda che faccio a tutti noi. È una stagione in cui torna in campo il valore dell'intransigenza e l'importanza dell'intransigenza, che è cosa diversa dalla mistica della coerenza. L'intransigenza è, permettetemi di fare una citazione dal libro dove Bodrato descrive l'intransigenza di Sturzo. Ci sono delle pagine belle come scrittore, diciamo. Ci sono le pagine in cui si parla di Chieri, le sezioni, i numeri e così via, però sono dei passaggi in cui emerge lo scrittore. Questa idea di posso anche, siccome Claudio mi ha detto di farla breve, la faccio breve in questo senso. Questa idea di intransigenza che qui viene descritta in relazione a Sturzo può essere estesa anche a Piero Gobetti. Si dice l'intransigenza di Sturzo è quindi altra cosa rispetto all'intransigentismo dei clericali, poiché guarda al futuro e non al passato, ma è altra cosa anche rispetto alla transigenza dei cattolici moderati. Mutatis mutandis, l'intransigenza di Gobetti è altra cosa rispetto all'intransigentismo dei liberali, di certi liberali, ed è anche altra cosa rispetto alla transigenza dei liberali moderati che di lì a poco si sarebbero consegnati al fascismo. Grazie Polito, e vediamo se abbiamo in collegamento Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere in collegamento. Ce lo conferma Astori? Sì, assolutamente, vi sento bene. Allora ti diamo la parola, Gianfranco, la parola a te. Bene, molte grazie, buonasera a tutti. Mi scuso anzitutto per la scortesia che vi in qualche modo impongo, quella voglio dire di non poter essere presente di persona alla presentazione di questo significativo libro. Mi scuso con Guido Bodrato, mi scuso anzitutto voglio dire con gli altri relatori. Ho avuto modo di esprimere nella postfazione che così generosamente Guido Bodrato ha voluto affidarmi il giudizio che in qualche misura mi appartiene rispetto alla ricerca che lui ha effettuato. E devo dire che sotto questo profilo, il tentativo che vorrei proporvi questa sera è invece quello, dando per letta, voglio dire in qualche modo, la postfazione, di immaginare quanto il contributo che Bodrato propone alla nostra attenzione parli in modo concreto, parli quotidianamente all'esperienza storica, culturale e politica di tutti noi. Sotto questo profilo vorrei davvero suggerire un azzardo, quello di collegare fra loro le tensioni, le problematiche che oggi in Europa, nel nostro paese, voglio dire, ci troviamo a vivere, con le appunto similitudini che negli anni 20 dell'esperienza del Regno d'Italia si vivevano nel nostro paese.
E come ha proposto Guido nella sua ricerca, ripresa ora, voglio dire, da Polito con puntualità, egli ha posto il tema, voglio dire, dell'intransigenza tra quelle che hanno caratterizzato l'esperienza conclusiva del Partito Popolare, un'esperienza che, voglio dire, giustamente era profondamente diversa da quelle dell'intransigentismo che ha caratterizzato un'altra stagione precedente, per qualche aspetto, l'esperienza del Partito Popolare Italiano. La riflessione che vorrei proporre, in verità, vorrebbe essere una riflessione di natura critica e ha a che fare con quella che possiamo definire, senza anche qui voglio dire esagerare con i tentativi di similitudine, la fugace presenza dei partiti popolari italiani, mi riferisco evidentemente a quella conclusione del 26, e da quella che poi nel 94, voglio dire, ha iniziato un suo breve percorso nella vita del nostro paese, quasi che in momenti di forte sollecitazione politica, di forte crisi, come sono quelle che abbiamo attraversato, vi fosse una intrinseca debolezza, una difficoltà del movimento dei cattolici, del movimento dei cattolici democratici, di mantenere una sostanziale unità di fronte agli accadimenti. E quanto è accaduto non possiamo nascondercelo, voglio dire, col congresso di Torino del Partito Popolare e dopo, voglio dire, il congresso di Torino, dove l'assemblaggio che Sturzo aveva realizzato di esperienze profondamente diverse fra loro non ha retto neppure, voglio dire, in occasione dell'approvazione, voglio dire, della legge elettorale che doveva portare al trionfo del fascismo, alla prova della unità. È l'esperienza che ha caratterizzato notoriamente la Democrazia Cristiana all'indomani, voglio dire, della conclusione della sua esperienza, anche nel passaggio, voglio dire, del Partito Popolare e con la crisi che trovò una sua particolare sanzione nell'ambito del 1996. Mi viene in mente una figura ben nota, voglio dire, amica e maestra, voglio dire, di molti di noi, quella di Luigi Granelli, che in qualche modo ritenne di intestarsi una battaglia di intransigenza nella conclusione dell'esperienza del Partito Popolare rispetto alle mutazioni che intervennero successivamente alla creazione di un movimento politico come la Margherita, nella quale confluì concretamente il Partito Popolare Italiano, e poi, voglio dire, alle successive questioni che sono esistite. La seconda, voglio dire, osservazione che in qualche modo mi piacerebbe di fare è quella del rapporto, del contributo importante che nell'ambito della lunga vigilia della preparazione, che con il superamento graduale del non expedit era avvenuta prima dell'avvento del Partito Popolare Italiano di Sturzo, e voglio dire le esperienze che abbiamo vissuto invece in termini contemporanei. Siamo di fronte ad una questione, quella del rapporto tra mondo cattolico e espressione politica, che è anche oggetto di attese e discussione, voglio dire, anche nel corso di questi anni, nel corso di questi mesi che sono alle nostre spalle, e rispetto alla quale pure emergono alcuni caratteri che devono evidentemente fare, per molti aspetti, riflettere sotto questo profilo. Sto pensando, e prendo, voglio dire, come paragone un momento diverso da quello squisitamente politico del Partito Popolare Italiano, a quanto intervenne nei rapporti tra l'Azione Cattolica e la Confederazione Italiana del Lavoro, il sindacato bianco in qualche misura, laddove con la legge, nell'ambito delle leggi fascistissime che era intervenuta, che sostanzialmente cancellava l'esperienza, la costruzione dell'esperienza del movimento dei lavoratori nel suo complesso e dei lavoratori cattolici in particolare, si manifestò con chiarezza una distinzione profonda tra quella che era appunto la lezione che nell'ambito di un'azione cattolica molto più robusta e importante di quanto ovviamente non accada oggi, si venne a realizzare rispetto a questioni, a partire evidentemente dalla soluzione della questione romana, che erano nel frattempo intervenute. Perché propongo, voglio dire, una chiave in qualche modo critica di riflessione come questa. Perché spesse volte, voglio dire, ci troviamo di fronte esattamente ad una articolazione di posizioni, di dibattiti assolutamente legittimi, nessuno immagina una trasposizione tra la esperienza, voglio dire, dell'impegno politico-sociale e un'esperienza invece propria del movimento cattolico nella sua interezza, che si è vissuta prima, voglio dire, e dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Prima, laddove a prevalere fu l'esperienza del Partito Popolare Italiano, ma in gioco c'erano anche altre esperienze in quel momento, da quella antica Muriana, voglio dire, alle altre che si erano manifestate a livello locale. Dopo, nel momento in cui la scelta di andare verso una forza politica prevalentemente in grado di aggregare il movimento dei cattolici e dei cattolici democratici in particolare dal punto di vista della capacità di guida, aveva suscitato in Vaticano, ma è noto questo agli studiosi, ampio dibattito rispetto all'opportunità che ci fosse una presenza più o meno organizzata di cattolici nell'ambito di una serie, voglio dire, di partiti, piuttosto che un impegno prevalente nell'ambito di una sola forza politica. Allora, la conclusione, non voglio dire rubarvi evidentemente ulteriore tempo, è proprio quella relativa alla relativa fragilità che si manifesta laddove l'esperienza politica dei cattolici, il movimento cattolico, è messo a dura prova. Non sono comparabili evidentemente le esperienze del movimento fascista, che ambiva a farsi Stato e quindi di conseguenza provocava una trasmutazione profonda, con quelle, intendo dire, del dopo Tangentopoli, ma è assolutamente vero che siamo di fronte alla presenza di una serie di manifestazioni che hanno caratterizzato altri momenti. La prima questione era l'esplodere di una questione sociale. Allora, voglio dire, fu soprattutto il movimento socialista, naturalmente, a farsi carico, mi riferisco agli anni che hanno preceduto il fascismo, delle vicende che emergevano. Oggi siamo sicuramente in presenza di una crisi di carattere sociale che è assolutamente evidente. La presenza di un forte movimento antiparlamentarista era accaduto, voglio dire, in quegli anni ed è sicuramente stata presente nel dibattito politico. Sempre in relazione a queste problematiche la risposta diventa quella della cosiddetta verticalizzazione della politica, cioè del riassumere, anziché la partecipazione delle persone, la partecipazione delle comunità alle scelte, in un criterio che diventa sempre più di carattere binario a favore o contro. Se lo leggiamo, voglio dire, il volume che ci propone Guido Bodrato nell'ambito di un'ampia ricerca che ha coinvolto tutte le diocesi del Piemonte, con una ricchezza di documentazione che può essere utile per ulteriori approfondimenti, troviamo necessariamente la presenza di molti giovani, a qualcuno di loro ho fatto riferimento nel mio contributo, voglio dire, della postfazione che abbiamo ritrovato poi nell'Italia democratica del dopoguerra, ma anche contemporaneamente delle fragilità che anche sul territorio si manifestarono. Devo dire grazie alla Fondazione Donna Cattin per l'attività che svolge e anche, voglio dire, per aver patrocinato in qualche misura il contributo di Guido in questa occasione, perché è un'esperienza preziosa che non ha come riferimento esclusivamente evidentemente quello di guardare dietro di noi, ma che ha la capacità di proporre invece ampie riflessioni per le sfide dell'oggi. Grazie. Grazie ad Astori e diamo la parola al professor Gariglio che ha curato l'introduzione al volume di Guido Bodrato le stagioni dell'intransigenza. È già acceso. Ecco, allora ringrazio molto le signore e i signori presenti, che faccio fatica a vedere avendo le luci negli occhi. Ringrazio molto la Fondazione Donna Cattin che mi ha invitato a questa presentazione e soprattutto a Guido Bodrato che mi ha chiesto di scrivere la prefazione al suo volume. La storia del movimento cattolico è una storia che si sviluppa particolarmente nell'Ottocento e soprattutto nel Novecento, cioè dopo la fine dello Stato assoluto, in cui essenziali sono i rapporti di vertice tra il principe cattolico e o principe cristiano e la Santa Sede. Quindi il movimento cattolico rappresenta o potrebbe rappresentare un intralcio. Il movimento cattolico si sviluppa nell'Ottocento, ma è soprattutto nel Novecento che ha il suo movimento culminante.
in Europa, in Italia, e in Italia ha momenti di grande rilievo, due fasi di grande rilievo nel Partito Popolare e poi nella lunga stagione della Democrazia Cristiana, di un partito dei cattolici che sarà perno per quasi 50 anni del sistema politico italiano. Ecco, in questo periodo Guido Bodrato svolge una funzione di grandissimo rilievo. È parlamentare per 6 legislature a partire dal 68, è ministro a più riprese, a lunghe presenze alla guida di ministeri importanti, e direttore del Popolo, il giornale della Democrazia Cristiana, ed è parlamentare europeo dal 99 al 2004. Quindi ci si potrebbe aspettare, in un periodo in cui gli studi sulla Democrazia Cristiana si sviluppano e in cui si moltiplicano le testimonianze, e sono importanti le testimonianze sulla Democrazia Cristiana da parte dei contemporanei, dei protagonisti, Guido Bodrato in questo caso invece analizza, si sofferma sulla vicenda del Partito Popolare, in cui lui ritrova, secondo me, le radici del suo lungo e importante, prezioso per noi, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, esperienza politica. Quindi esamina il Partito Popolare, cioè si muove un po' controcorrente. Esamina, anch'io sarò breve perché voglio lasciare spazio all'intervento che è importante per tutti, alle riflessioni di Guido. Ecco, questo volume è un volume in cui emerge chiaramente, è impostato sulla dialettica tra il partito a livello nazionale e il partito a livello regionale. In questo caso Guido usa un buon metodo storico, questo il che mi fa pensare che, se non faceva il politico, quantomeno un buon storico sarebbe riuscito, perché pur non volendo fare lo storico, vedo che non gli manca, ha una sensibilità, diciamo, particolare. E quindi lui questo libro è costruito riflettendo sulle vicende, sulla lettura di tanti libri che si sviluppa chiaramente nel tempo, Guido, pur non essendo, diciamo, non impancandosi a storico, tuttavia esprime giudizi su questi libri, che sono positivi, negativi. Questo è una cosa interessante. Legge questi libri con la sensibilità di un uomo politico. Sulla storia nazionale, diciamo, nella introduzione io ho detto come
Guido Bodrato faccia sul Partito Popolare una sintesi tra la interpretazione di De Rosa e l'interpretazione di Scopola. Non mi soffermo su questo tema che mi porterebbe via del tempo prezioso. A livello regionale esistevano tanti studi anche di buona qualità sulle singole realtà della nostra regione, ma mancava un volume di sintesi. E questo Guido ci ha dato. Questo è un contributo importante, davvero importante, che Guido ci ha dato. Attraverso la lettura non soltanto dell'ultimo volume, certo quello gli è stato di stimolo, ma dei vari studi che esistono sul Partito Popolare a livello regionale, nazionale e regionale, opera questa sintesi preziosa che completa, dà unità ai lavori che sono esistiti, che sono usciti. Quindi il contributo di Guido è davvero importante. Giungendo alla conclusione, tuttavia fare alcune, un paio di citazioni di Guido, che mi sembrano importanti per capire il libro, questo bel libro che abbiamo a disposizione. Ecco, nella sua riflessione Guido non assume toni consolatori, è critico nei confronti degli uomini politici, cattolici, anche cattolici, e severo rispetto alla Chiesa, che ebbe gravi responsabilità abbandonando Sturzo la sua politica e accostandosi al fascismo in vista del raggiungimento di accordi con lo Stato che presero poi il nome di patti lateranensi. Bodrato è chiaramente interessato a confronti tra epoche diverse, la nostra, l'epoca della lunga esperienza politica, la storia precedente del Partito Popolare, la storia del nostro paese. Teme in particolare l'oblio che ci porta a scordare il passato. E infatti scrive: non dobbiamo dimenticare l'insistenza di Sturzo sul fatto che la morale è la radice della buona politica, che il fine dello Stato è la persona, che la democrazia non è solo regole, ma anche cultura e coscienza. Sturzo ha ribadito in molte occasioni che il potere deve avere un limite per non degenerare nel totalitarismo, che le masse sono decisive per la democrazia, ma possono essere tentate dalle immagini di un capo carismatico e indotte a ricercare sicurezza più che libertà. Di qui l'importanza di alimentare la memoria, la necessità impellente di coltivare la storia. Questo mi sembra l'insegnamento fondamentale che ci lascia Guido Bodrato. Non è senza ragione che si stia, non è senza ragione che si stiano ripubblicando con qualche aggiornamento
libri sui movimenti e sugli avvenimenti della storia nazionale ed europea degli anni venti, che si riconosca implicitamente che riflettere sul passato dei nostri comuni, delle province e delle regioni può aiutarci a capire il presente e che quel passato, di qualunque colore, non è del tutto passato e può essere ripensato e potrebbe riproporsi anche se in contesto radicalmente cambiato. Fine di questa citazione. Questo è tanto più vero in quanto gli strumenti della violenza si sono moltiplicati e, scrive, hanno un potere distruttivo centuplicato, ma in ogni svolta di una storia fatta di guerre, di distruzione e di morte e di una struggente attesa della pace, si propone una domanda che è stata senza risposta sulla questione morale. Questione che ha visto Niccolò Machiavelli ed Erasmo da Rotterdam divisi sulla risposta da dare. Una questione, potremmo aggiungere noi, che è stata il rovello dei migliori studiosi del pensiero politico e della democrazia, da Montesquieu a Bobbio. Bobbio, è stato ricordato, è stato professore con cui Guido si è laureato. E quindi questa dialettica tra memoria, tra etica e memoria, il perno di questo libro, è diciamo anche fulcro, secondo me, dell'esperienza etico-politica di Guido Bodrato. Chiudo, la soluzione dei problemi che ci assillano non può aversi senza memoria. Così, ultima citazione, la storia diventa una inquietudine che riguarda il futuro. Memoria futuri, pena l'apocalisse. Credo che siano le parole con cui chiudiamo. Grazie al professor Gariglio, e tutti attendiamo adesso la parola del protagonista, Guido Bodrato, di cui siamo contenti che sia qui presente. Riprendere il microfono. Le suggestioni, anche da questa presentazione breve ma intensa, della quale ringrazio tutti gli amici che hanno voluto leggere con questa attenzione questo mio libro, mi induce a alcune riflessioni che saranno sicuramente molto sintetiche. Lo dico perché sono presenti persone che, soprattutto della mia famiglia, che poi mi dicono sei troppo lungo, brevi, eccetera. Vabbè. La prima riflessione, questa è soltanto una battuta che dedico al professore che mi è di fianco, a Gariglio, qualche riflessione sulla storia della Democrazia Cristiana è una battuta interessante, perché mi induce a dire, sperando che la provvidenza me lo permetta, si scrive a qualche dopo tempo, quando si è consolidata, quando almeno la si è lasciata. Io non solo non si è consolidata, ma in qualche modo, per quanto posso, non l'ho ancora lasciata. E quindi sarebbe facile dire che non è una storia, ma è una polemica che continua. Però se ne avrò tempo lo farò, cercherò di farlo nel modo migliore e quindi, per quanto possibile, distaccato dalla tendenza che oggi prevale
allo scontro più che non al ragionamento, come avrebbe detto De Mita, che non lo ricordo mai. La seconda riflessione, tenete conto del fatto che questo libro, se non ci fosse stata la ricerca che la Fondazione ha concluso 2 anni prima, non l'avrei scritto, perché per me è stato un invito a dare le linee fondamentali, le coordinate di quella ricerca, che secondo me ruotava attorno ad alcuni problemi che è difficile risolvere e che io non ho risolto, ma che ho posto al centro della mia attenzione, anche perché lo avrei notato e lo noterete quando leggerete con una qualche attenzione questo libro. Io l'ho scritto come dire, in parte anche come un ricordo della vita della mia famiglia, cioè ci sono persone della mia famiglia che quella storia l'hanno attraversata e non sempre nella stessa direzione, perché così è la storia. La storia non l'ho immaginata come storia del fascismo, l'ho immaginata come storia del Partito Popolare riferita a quegli anni, negli anni in cui, e lo dico non soltanto io, ma lo dicono tutti gli storici più attenti, Sturzo è entrato in politica immaginando di competere con il raggruppamento liberale e con quello che stava organizzandosi sull'altro fronte, la presenza dei sindacati e dei socialisti, e si è trovato a dover competere con i fascisti e con i bolscevichi. Notate, non con i bolscevichi come definizione polemica del fascismo, ma con quello che accadeva in Italia dopo la Grande Guerra e nel mondo, dove 3 imperi, l'ottomano, l'asburgico, stavano crollando e crollavano per effetto di una lontanissima e quasi dimenticata rivoluzione, che è stata la rivoluzione francese, che invece con la storia del Partito Popolare, malgrado si tenda a dimenticarlo, ha dovuto fare i conti. E questo è un elemento che io metto nella introduzione di questo studio, perché la prima Repubblica, la prima democrazia italiana, la prima, noi ricordiamo sempre la seconda, perché in mezzo c'era il Partito Popolare, la prima ha qualche radice nella Repubblica, nella Rivoluzione Francese, più di qualche radice. Diciamo, c'è una cosa in comune che la storia ha disperso, ma questo libro e la ricerca che mi ha indotto a farlo dimostra che all'inizio le sezioni del Partito Popolare, partito laico e anticlericale per quanto poteva essere un partito di cattolici, aveva quasi tutti i segretari di sezione che erano parroci o sacerdoti. Ed è finito, senza potersi difendere come avrebbe potuto difendersi, perché il Vaticano ad un certo punto ha detto: i preti smettano di far politica. E quel partito si è trovato dalla notte alla mattina senza dirigenti, non tutti, ma una parte importante, e soprattutto importante in quella differenza che ancora oggi conta, tra il voto delle città e il voto delle campagne, in Piemonte ma in Italia ancora oggi, anche dove comanda Bonaccini, il quale nelle ultime elezioni che ha vinto, non da solo, bisogna dirlo, perché lui tende a essere sempre da solo, come vedete non posso scrivere la storia della Democrazia Cristiana, devo prima farla calmare,
In tutta l'Emilia Romagna, se togliete i voti dei capoluoghi, aveva vinto la Lega, anche nelle ultime elezioni. C'è un dissenso, c'è in Piemonte, nelle ultime elezioni regionali, in Piemonte, se togliete il successo di Torino, ha vinto in tutta la regione, con qualche piccola eccezione, la destra. Ricordatelo questo, perché se no non si capisce. Cioè, è un libro che ricorda 100 anni fa, ma qualche riflessione la suggerisce anche per il presente. Libro, ripeto, che ho scritto guardando a una ricerca conclusa, come ha ricordato Morgando, un grande critico, dice: ci mancava un quadro di riferimento. Senza volerlo fare, in qualche misura oggi c'è quel quadro di riferimento. Ma non si pensava, mentre era una intenzione precisa di cui abbiamo discusso con gli amici che mi hanno aiutato in questi 2 anni, si pensava che c'era il 100 anni dalla marcia su Roma. Questo si pensava, e che sarebbe diventato un'occasione per discutere di tante cose. E quindi si diceva tra di noi: facciamo ricordare anche che c'era la Partito Popolare, perché gli storici lo mettono al margine. Si dice: c'erano anche, no, non c'erano anche, c'erano, e come? Ma non si pensava che l'avremmo letto, l'abbiamo scritto, che non c'era ancora la destra al potere, ma lo leggiamo mentre la destra è al potere. Quindi una categoria della vita politica che gli amici presenti sanno, ricordano bene. In qualche modo io cado sempre su questo tema: l'imprevisto è una categoria della politica molto più importante del progetto con il quale ci si presenta alle elezioni. L'imprevisto bisogna saperlo leggere immediatamente. Se non lo si è capaci, perché non si ha un quadro di riferimento storico adeguato, si è già sulla via del tramonto. Oggi, per questa ragione, siamo sulla via del tramonto, perché non si capisce che l'obiettivo della Meloni non è il bilancio, non è il reddito di cittadinanza, non è nemmeno trovare un posto di lavoro per i poveri, non gliene frega niente. Ma ci sono 2 cose che le interessano: una direttamente e una come condizione per raggiungere quella importante, il presidenzialismo e le regioni sovraniste. Quindi di questo dovremmo discutere, e ci fa discutere di altro per non discutere di questo. Anche perché su questo, come allora il Partito Popolare era diviso, è diviso oggi quello che si definisce in termini generali e quindi come tali accettabile, la sinistra. Perché chi dice la sinistra, penso a Salvati, che è il più importante intellettuale che ha avuto finora il Partito Democratico, penso a Michele Salvati. Lui dice la sinistra, e dice di sé: io ero nei quaderni piacentini, cioè alla sinistra del Partito Comunista, ma oggi sono liberale. Avete capito cosa cambia? E che cosa noi non cerchiamo di non capire, perché ci crea delle inquietudini? Questo è il problema sul quale io non do una risposta, do una mia riflessione a Politi, perché in fondo il fascismo è andato al potere perché c'era un vuoto, c'era un governo che non governava più. Attorno al re, che è responsabile di non aver fermato ciò che gli hanno chiesto alcuni suoi generali, uno in particolare sul quale noi
ironizziamo quando parliamo di resistenza. Badoglio, la Badogliaide, ma è l'unico generale, per quanto io ho capito leggendo gli storici, no, non vivevo allora, e quindi un raccordo personale o familiare su questo non ce l'ho, è l'unico che ha detto al re: io sui fascisti sparo. Tutti gli altri hanno detto: no, non spariamo sui fascisti, perché hanno ragione loro. E la persona alla quale dedico molto, molto spazio in questo libro, un Barnabita, che è stato del tutto dimenticato, mentre chi lo ha conosciuto come teologo, come prete, come predicatore, ne è entusiasta ancora adesso, e cito le persone che ne sono entusiasti ancora adesso, diceva: ma io girando l'Italia incontro solo giovani fascisti. Se questa è la realtà, cristianizziamoli, perché il fascismo cristianizzato non sarà più violento, ma se non è cristianizzato sarà il diavolo in questo paese. Dico anche nel libro che tre giorni dopo, al Consiglio dei Ministri del nuovo Partito Nazionale Fascista, Mussolini risponde: io fascistizzerò l'Italia. Tu cristianizza il fascismo, ma io fascistizzerò l'Italia. Questa era la risposta e questa è la situazione. Ecco, allora questo è il problema. Oggi il problema non è di fascistizzare chi già è. Chi già si è confuso con i clerico-fascisti. L'abbiamo letto le dichiarazioni, mi ha fatto piangere questo. Nostri amici, di quelli che abbiamo organizzato noi come associazione, che alla vigilia del voto hanno detto: ma noi votiamo la Giorgia perché è l'unica che è antiabortista ed è l'unica che difende la famiglia tradizionale. Capite? C'è un problema, ma bisogna capire che una società cambia prima nei comportamenti e poi nella sua organizzazione politica. È su questo che c'è il problema. Cosa significava intransigenza? Diceva chiaramente Sturzo: non è l'intelligenza del clerico, dell'intelligenza clericale, che voleva difendere il potere del Vaticano politicamente. Non è l'intelligenza del patto Gentiloni, che voleva accordarsi con chi è al potere per avere qualche garanzia per il potere clericale. È l'intelligenza, allora diceva Sturzo, di chi non deve accordarsi col potere né con i socialisti né con i liberali. Quindi l'intelligenza riguardava l'identità del partito e non tanto tutti i comportamenti. E infatti fu costretto fin dall'inizio ad essere molto flessibile sull'intransigenza, perché il Partito Popolare, bisogna ricordarlo, non è quasi mai stato all'opposizione di tutti i governi, è stato quasi sempre con tutti i governi, ma poneva come condizione: purché rispettino il nostro programma almeno in alcune cose. E tra le cose che poneva sempre e sulle quali ha sempre ricevuto degli schiaffi da chi era al governo, da Giolitti a Nitti a tutti gli altri, era una legge elettorale che rispetti la proporzionale, anche nella vita amministrativa. Nella politica gliel'ha concesso Nitti prima del voto del 19, ed è stata la ragione per cui poi i popolari, per effetto dell'intervento dei vescovi, votavano per i liberali nelle elezioni amministrative, anche a Chieri. E qui la storia l'ho fatta precisa. I parroci di Chieri, ma così
è accaduto anche nelle altre diocesi, a Cuneo, a Savigliano, a Fossano, hanno detto ai loro vescovi: voi dite quello che volete, ma noi facciamo votare o per i popolari o per i socialisti. Questo è accaduto. Quindi c'era un adattamento dell'intransigenza alla condizione storica che si creava. Cosa volete? Lo ricordo marginalmente, perché questo non era, scusate, l'obiettivo dello studio, ma c'è stato un rapporto nei giudizi fondamentali, non in tutto, molto chiaro tra Gobetti e Sturzo e gli altri popolari, perché volevano, rispetto alla libertà politica, la stessa cosa. E i libri più importanti dei popolari, quelli scritti allora, sono stati pubblicati dalla casa editrice di Gobetti, compreso La rivolta cattolica di Giordani. Notate, lo dico, il fascismo ha radici nella Grande Guerra. Senza la Grande Guerra, il modernismo e l'interventismo non sarebbero storicamente diventati fascisti, ma c'era già l'autobiografia che Gobetti dice autobiografia del fascismo. Chiamiamola come si può chiamare anche oggi, perché oggi la Meloni non ha alle spalle una grande guerra, ha alle spalle 70 anni di pace. Ed evidentemente si sente l'influenza di 70 anni di pace. Non si può dire che il contesto di oggi è lo stesso di 100 anni fa. Non è così, ma si può dire che l'autobiografia della politica italiana era e resta quella autoritaria. Chiamiamola autografia illiberale, chiamiamola democratura, chiamiamola come vogliamo, chiamiamola l'esperienza ungherese e polacca, chiamiamola come vogliamo, ma non è la democrazia della Costituzione, è un'altra forma. La democrazia autoritaria tende all'autoritarismo, tende al partito unico, e purtroppo in questo sono stato, negli anni che mi ha ricordato Bartolo, molte volte in contrasto con miei carissimi amici: se noi privatizziamo la politica, finiamo in mano ai conservatori. Non si può uscire da questo vicolo cieco, non si può uscire. Questa è la ragione per cui non scrivo la storia della Democrazia Cristiana, ma è la ragione per la quale il fascismo è andato al potere. Erano tutti fascisti, diceva il padre Barnabita, erano tutti fascisti. E quelli che hanno resistito, e che in qualche misura quello gli ha salvato la vita, sono persone che nella Grande Guerra erano andati volontari e sono tornati con la medaglia d'argento, perché non sono morti, se no avrebbero avuto alla memoria la medaglia d'oro, e sono rimasti democratici. Come si chiama? Don Minzoni l'hanno ucciso, era una medaglia d'argento. E potrei continuare. Erano medaglie. Gronchi era medaglia d'argento volontario. Quelli che avevano provato lo scontro vero, fisico, non si sono arresi all'olio di ricino o al manganello. Hanno reagito. Nel libro c'è De Gasperi, dopo la marcia su Roma, partecipa in Veneto, non ricordo se a Treviso o a Rovigo, non ricordo quale delle due città, ad una riunione dei contadini della Lega Bianca, quindi i popolari, perché Lega Bianca e i popolari erano la stessa area politica, diciamo, i quali gli dicono:
ma segretario, era segretario del partito, eh? Poi la settimana dopo ha dovuto andarsene via perché avevano promesso di ucciderlo. Ma segretario, dateci le armi, noi ci difendiamo, no, non vogliamo scappare sempre perché i fascisti sono armati e noi no. E Sturzo risponde: la violenza mai, sia chiaro, la violenza mai. Lui pensava che toccava allo Stato evitare che con la violenza i fascisti andassero al potere. Se lo Stato non lo faceva, cosa notate che il moderato di Lombardo, adesso mi sfugge il nome, Meda, che è stato parlamentare eletto in competizione con i socialisti, con i voti dei liberali moderati, ed era un cattolico attivo, notate, aveva due figli che sono rimasti con Sturzo fino alla fine. Lui gli è stato offerto dal re Vittorio Emanuele III di fare poco per evitare la marcia su Roma, di fare il presidente del Consiglio. Sturzo lo incoraggiò perché dice: sì, lo Stato può usare la violenza, assumiti questa responsabilità. E lui ha detto: no, io so che dovrei sparare e se sparo inizia la guerra civile e io non voglio essere responsabile di una guerra civile tra italiani. Sono le cose che ci spiegano cosa è capitato. Perché a un certo punto, dovendo scegliere da quale parte stare, perché questo era il problema, fascisti o bolscevichi, il Vaticano, che era autoritario per storia era autoritario, ha detto, ma gli uni, lo ha detto Giolitti, quattro anni di governo e saranno tutti liberali. Erano convinti che era un peccato di gioventù. E finito quel peccato di gioventù, finita la rivoluzione in Russia, che sarebbe finita, dove potevano andare? Erano in gran parte dei giovani borghesi, sarebbero finiti quei liberali. Questa è l'idea di Giolitti e di quelli che l'hanno seguito, ma era diventata anche l'idea di molti cattolici e del Vaticano. Si addomesticheranno, si cristianizzeranno, diceva il Barnabita. Questa era la ragione. E allora questi li possiamo consumare al potere. Gli altri vogliono fare come in Russia. Allora se dobbiamo scegliere, scegliamo questi. E oltretutto riportano il crocifisso nelle scuole, difendono la famiglia tradizionale, tendono una mano verso la conciliazione tra Stato e Chiesa. Questa è la scelta, è obbligata, dobbiamo fare così. E hanno detto ai preti: rientrate nelle parrocchie. E la settimana dopo i fascisti hanno occupato Alba e hanno dichiarato, occupando il comune di Alba: Sturzo, tu sei un prete, torna in parrocchia. Tu in politica non ci sei più. Questa è la situazione. E questo che raccontiamo parlando, ripeto, del Partito Popolare. E incidentalmente, se parliamo di un partito che il 26 è finito, finiamo anche di parlare di chi nel 26 aveva tutto il potere. Ma nelle ultime elezioni, ho finito, i popolari nelle elezioni della legge Acerbi, che era più o meno come la legge con la quale la destra è andata al potere oggi, e ahimè l'avevano votata gli altri. In quel momento la destra credeva che fosse una legge contro di lei,
ed è diventata una legge che gli ha dato i pieni poteri, i popolari nel 26 sono stati dell'opposizione l'unico partito che ha raggiunto più del 20% dei voti. Gli altri tutti insieme, borghesi, bolscevichi, massimalisti e riformisti, e quel poco di liberali democratici che era sopravvissuto, avevano meno consiglieri e meno parlamentari del Partito Popolare. Quindi non era marginale, erano diventati tutti marginali, perché avevano rinunciato ad essere democratici col coraggio che era necessario. E qui mi fermo, il resto, se volete, lo faranno quelli che a livello delle diverse diocesi, dei diversi comuni, ripartendo da lì, potranno dire: ma poi che cos'è accaduto da noi? E poi chi c'erano quelli che noi conoscevamo? Dove sono finiti? Ahimè, ahimè. Alcuni dei principali fondatori del movimento cattolico, che il professore ha ricordato, sono finiti tra i clerico-fascisti, perché la tessera del partito unico era diventata la tessera del pane. E i professori che non giuravano fedeltà al regime perdevano il lavoro, sia nelle scuole elementari o pubbliche, sia nelle università. Questa è la storia. E qui mi fermo e vi ringrazio per la pazienza con la quale mi sono seguito. Noi dobbiamo solo ringraziare Guido Bodrato per questa lezione di politica che, ritornando alla memoria, ci ha portato al presente in qualche maniera per meditare e pensare di non ripetere gli errori del passato. Grazie a tutti, buonanotte.